Salve a tutti, della serie, scusatemi, proverò a fare questo video senza poi dover fare l'editing dopo. Se avete un televisore a casa che a un certo punto vi rimane così spento, potrebbero esserci due cause. Una non la analizziamo, che è quella che magari un LED, un solo LED di quelli che illuminano lo schermo si è rotto, e siccome questi stanno tutti in serie, basta che uno si bruci, per cui tutto lo schermo si spegne. Ma se fosse quella la causa, che non analizzeremo in questo video, dovreste vedere il LED che c'è davanti a ogni televisore acceso e questo spento. Ma se lo vedete, televisore, che questo LED, provate ad accenderlo, ma è spento, probabilmente è l'alimentatore. Ora, televisori come questo qui hanno l'alimentatore esterno di questo tipo qui, e questi purtroppo alle volte si bruciano. Basta uno sbalzo di tensione, qualcosina, e si brucia. Ora io vado ad attaccare questo alimentatore, lo vado ad attaccare all'apposito connettore. Tanti connettori dal televisore sono tutti diversi, quindi non è che ci si può sbagliare. E vedete che il LED è spento. Provo con il telecomando, non c'è verso. Prima di buttarlo nel secchione, magari una piccola prova bisogna fare. Ora, se avete un tester a casa, la prova è quella di prendere il tester e di vedere se c'è tensione. Ma magari voi questa cosa non la potete fare, perché non avete magari un tester a casa, no? Anche se farebbe sempre bene avercelo, insomma, a casa. Certo, dopo c'è da combattere con l'elettricità, e se uno non è preparato è meglio quando lo fa. Anche se queste sono tensioni basse, insomma, 12 volts, no? 12 volts che poi c'è scritto sull'alimentatore. L'alimentatore, tutti gli alimentatori, per noi grandi bisogna prendere gli occhiali da vicino perché sennò non si legge, ma tutti i nostri belli alimentatori hanno l'indicazione di come si collegano, eccola qua, e della tensione, dell'amperaggio che tirano fuori e della potenza. Questo è molto importante perché ci fa vedere questo tipo di connettori dove sta il positivo e dove sta il negativo, perché non è sempre scontato che siano la stessa maniera, possono essere invertiti. Del resto ognuno fa lavoro per sé, ogni marca fa lavoro per sé, e questo bisogna considerare. Ora, io adesso, qui nel mio laboratorio, che sono pieno di immondizia, di rottami, eccetera, eccetera, piano piano, insomma, no, butto pure io la monnezza, quindi me la tengo tutta, faccio una provina. Prendo un alimentatore, non so se avete visto sul mio canale, tempo fa ho fatto un teardown di un vecchio PC HP che non era inutilizzabile. Quel PC aveva un alimentatore, evidentemente l'alimentatore originale si era bruciato. E avevano preso uno di questi qui generici, che sono simpatici perché hanno praticamente un commutatore dove è possibile cambiare la tensione. Ora, noi sappiamo, perché l'abbiamo letto sull'alimentatore, che quello va a 12 volts. Incrociamo le dita sul connettore, ma detto bene, perché il connettore è della stessa misura di questo qui. Questi connettori di alimentazione ce l'hanno vari, di varie dimensioni, ma detto bene. Ho verificato qui che qui dietro, come vedete, c'è il disegno, eccolo qua sotto, del connettore, e guarda un po', mi combacia con quell'altro. Mi ha detto fortuna, ok? Quindi prendo bello bello l'alimentatore, attacco all'altra parte, prendo il connettore della tensione. Dove stanno? Eccoli qua, adesso li vedete. Zac,
Belle, belle scintille che fa, eh? Però niente male. Ed ora vedete qua, notate bene, non so se lo vedete bene, ma il LED, eccolo qui, è acceso. Ora proviamo con il telecomando a vedere se è passato al verde. Vedete? Tengo questa luce perché mi dà fastidio. Ecco qua, si vede un po' meglio. Ecco, si è acceso. Quindi ok, qui non ho l'antenna, quindi non posso fare nulla. Potrei mettere una USB magari per far vedere. Ecco qui, vedete che funziona. Quindi nel momento in cui si spegne il televisore, prima di buttarlo nel secchione, oppure per strada che è peggio, no? Che ritroviamo per strada, no? Che poi magari nel mentre lo buttate, voi potete essere pure quelli che lo buttano da una parte e chi se ne importa, no? Fra virgolette. Perché potrebbe capitare a qualcuno che dopo passa, che è meno stupido di voi, e se lo piglia e se lo riaccende a caso, perché magari il guasto era ridicolo. Ma se non passa qualcuno che se lo ripiglia, quel televisore rimane lì buttato per terra nell'ambiente. Se vi beccano le guardie, vi fanno passare i guai. Comunque siete voi delle merde se buttate sta roba per strada. Ma voi che mi state guardando non lo siete, voi siete brave persone e ci tenete a risparmiare, a non buttare via i soldi. Quindi se vi si rompe il televisore, potrebbe essere una cretinata. Troverete in rete parecchi tutorial. Io in realtà ne avevo provato a fare uno, l'ho pure riparato il televisore, però appunto avendolo buttato vicino al secchione avevano spaccato lo schermo, quindi avevano buttato un televisore buono, bastava cambiare un LED, l'hanno buttato vicino al secchione e hanno spaccato lo schermo. Io l'ho riparato, funzionava, quindi si è riacceso tutto, ma non si vedeva una ceppa perché c'era una bella riga perché avevano crepato lo schermo dentro. Tutorial lo feci, ma l'ho buttato via perché non era venuto bene. È un'operazione abbastanza complicata, è vero, perché c'è da aprirlo tutto, c'è da smontare tutto lo schermo LCD dentro, sostituire il LED, rimontarlo, però su questi magari non vale la pena, andate al deposito RAI e lo lasciate. Ma se invece è un bel televisore grosso, magari l'avete comprato pure di recente, conviene magari aggiustarlo. Ci sono anche tanti tecnici che possono farlo per voi, no? Vi ringrazio e vi saluto, arrivederci.